Ultimo chilometro con Carlo Gugliotta. E intanto Vincenzo Liberi è già entrato nella zona transennata, ormai è all'ultimo chilometro. Ivan Basso di nuovo primo a una tappa del Giro d'Italia, ma non una tappa qualsiasi, la tappa più affascinante, quella più prestigiosa, la tappa dello Zoncolan. La gola che chiede da bere, c'è un'altra salita da fare, per me che sono fuggito subito. Rapporti che devo cambiare, lo stomaco dentro al giornale, per me devo restare lucido. E quanta strada che verrà, ma non mi avrai, io non mi staccherò. Guarda la tua ruota e io ci sarò. 100 e più chilometri alle spalle, 100 da fare. Di sicuro non arriva più qualcuno dei miei. Tutta quella gente che ti grida non ti fermare. E tu che mi vuoi lasciare, non ci provare, non mi stancherò. Amici ascoltatori di Ultimo Chilometro, buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con il ciclismo alla radio. Ultimo Chilometro è la trasmissione che vi accompagna per mano nel mondo del ciclismo ogni mercoledì, come ogni settimana. Buon ascolto, buon tutto di quello che state facendo dal sottoscritto Carlo Gugliotta, che vi parla chiaramente dalle frequenze 88 e 100, e soprattutto, visto che siamo tantissimi, anzi soprattutto a dir poco, in streaming audio sul sito www.lradio.it, il sito dal quale potete ascoltarci da tutto il mondo, oppure dalle applicazioni per iPhone, iPad, tablet, insomma per tutti gli aggeggi ultramoderni tramite i quali potete ascoltare la nostra trasmissione. Dicevamo, il ciclismo alla radio, siamo ormai nel vivo della stagione, visto che c'è stata domenica la Milano-Sanremo vinta da John Degenkolb, e già oggi comunque ci sono tantissime notizie delle quali parlare. Ad esempio, andando un po' anche in ottica futura, diciamo subito che domani c'è la settimana internazionale di Coppi e Bartali, quindi insomma una gara italiana molto importante. È appena arrivata la notizia pochi minuti fa che c'è stato il trionfo di Domenico Pozzovivo alla Volta a Catalunya, una grande vittoria davvero ottenuta quella dal lucano della Ageder, la Mondiale, nella terza tappa della Volta a Catalunya. Sull'ultima salita è scoppiata la bagarre con Valverde che ha acceso la miccia, Port, Aru, Uran e lo stesso Pozzovivo insieme a Daniel Martin e anche Talansky sono poi riusciti a rientrare sulla discesa finale. Poi Domenico Pozzovivo è scattato in pianura e nessuno lo ha più raggiunto. Uno splendido anche Diego Rosa, che è riuscito a fare veramente molto molto bene. Tra l'altro Domenico Pozzovivo ha superato un certo Rigoberto Urán, quindi insomma direi che è un grandissimo piazzamento. Quarto posto per Alberto Contador della Tinkoff Saxo, mentre al quinto posto si è piazzato Fabio Aru, nonché primo degli italiani, quindi arriva anche un bel segnale da Fabio Aru in vista Giro d'Italia. Non arriva un bel segnale invece da casa Trek, perché Giacomo Nizzolo è caduto in Belgio alla Dwars Door Vlaanderen, questa corsa belga molto importante che è un po' un assaggio del Giro delle Fiandre. Problemi al ginocchio per lui. Mentre per quanto riguarda le altre notizie, insomma più tardi avremo modo di commentare soprattutto quello che sta accadendo in casa Tinkoff, perché ecco, ricordiamo insomma che a quanto pare, come dire, teniamo ancora il punto interrogativo perché la notizia comunque non è stata ufficializzata, Tinkoff, Oleg Tinkoff, patron della squadra, avrebbe allontanato Bjarne Riis per
perché i risultati sostanzialmente, secondo Oleg Tinkov, non stavano arrivando. Diteci la vostra su Bjarne Riis allontanato, ma anche su tutte queste notizie che, delle quali insomma vi abbiamo già dato un certo assaggio sul nostro gruppo di Facebook. Io ascolto il ciclismo alla radio, ultimo chilometro su L Radio. Chiedete l'iscrizione, oppure potete mettere mi piace sulla pagina di Facebook di Ultimo Chilometro. Da quest'anno la nostra trasmissione Ultimo Chilometro sarà media partner del Giro Rosa e oggi avremmo dovuto avere al telefono patron Beppe Rivolta, però è impegnato in Slovenia e quindi noi lo salutiamo calorosamente, Beppe Rivolta, perché insomma ha tantissime riunioni, lui ci avrebbe risposto anche dalla Slovenia, però purtroppo non è possibile perché appunto ha tantissime riunioni in corso. Però domenica si è svolta la prima edizione del Giro della Campania femminile e insomma la Lecce Pollini è stata sugli scudi, in modo particolare con Simona Frapporti che ha ottenuto la vittoria della prima edizione della Corsa Campana, e noi ovviamente ce l'abbiamo al telefono. Ciao Simona, ben trovata Ultimo Chilometro. Ciao, buonasera a tutti. Simona Frapporti che da quest'anno veste la maglia della Ale Cipollini e insomma possiamo dire, Simona, che hai ottenuto un po' la tua prima vittoria di spessore su strada. Sì, sì, questa è decisamente una prima vittoria, è la terza, è la mia terza vittoria tra l'elite. Squadra nuova, è un bel gruppo e appunto è dedicata a loro. Ovviamente noi abbiamo detto Ale Cipollini, però non dimentichiamo anche che Simona Frapporti è un atleta anche delle Fiamme Azzurre, questo lo sottolineiamo ovviamente perché tra l'altro ne abbiamo parlato più volte in trasmissione. Possiamo chiedere un parere anche a te, credo, Simona. Far parte di un gruppo sportivo tutto sommato aiuta comunque le ragazze che vogliono praticare l'attività ciclistica, ecco, insomma, comunque se non altro c'è un po' più di tranquillità, parlo anche a livello economico. Sì, esatto, appunto, io sono nuova in questo ambiente, è il mio primo anno, grazie alla pista sono entrata a far parte delle Fiamme Azzurre. È proprio vero, è una garanzia per il futuro, perché noi ragazze non siamo tutelate a livello come gli uomini. Il ciclismo professionistico femminile ora come ora è paragonabile al dilettantismo tra i ragazzi. Sta crescendo, ci sono buoni propositi per il futuro, speriamo vada in porto tutto e anche altre ragazze possano essere tutelate come noi, insomma. Raccontaci un po' di questa scelta fatta durante l'inverno, Simona, insomma hai cambiato casacca, sei passata da una grande squadra come la Stana B-Pink a un'altra importantissima squadra, direi la più importante a livello italiano, che è la Lecce Pollini. Insomma, ecco, raccontaci un po' i motivi di questa scelta, che ambiente hai trovato, come ti sei trovata in questi primi mesi con l'avventura nella Lecce Pollini. Ma mi sono trovata da subito benissimo, è un gruppo di ragazze maggiormente italiano e quindi insomma il marchio italiano è anche bello questo. Ho deciso di cambiare un po' perché questa squadra mi dà la possibilità di recarmi alla pista e io appunto con la nazionale, con il gruppo sportivo Fiamme Azzurre sto cercando di qualificarmi per le Olimpiadi di Rio, sia con il quartetto che con l'Omnium, e quindi ho bisogno di più spazi durante la stagione anche per le gare in pista. Parlando con questo team sono riuscita ad avere buoni accordi e mi trovo benissimo, sono molto contenta della scelta che ho fatto. Anche perché c'è un'altra grande pistard che abbiamo avuto al microfono con noi in passato, è un po' più giovane di te, però anche lei è molto talentuosa, Arianna Fidanza, che comunque ha vestito anche la maglia di campionessa del mondo. Sì, esatto, è giovanissima e sicuramente farà parlare di sé.
Abbiamo un po' divagato, Simona, però ecco, torniamo alla gara di domenica. Insomma, vedendo un po' le foto, ho visto comunque che non è stata una giornata semplice, perché ecco, comunque è piovuto anche lì in campagna, e quindi insomma, ecco, la corsa è stata abbastanza dura, anche se il chilometraggio non era, diciamo, eccessivo anche per una gara femminile, 80 chilometri. Sì, esatto, il chilometraggio per noi elite era non era impegnativo, e lo è stato poi la pioggia, perché a 20 km all'arrivo ho iniziato a diluviare forte. Io mi trovo benissimo con l'acqua e forse sono stata anche avvantaggiata per questo, perché molte ragazze, avendo paura, insomma, hanno tirato un po' di più i freni. Sì, ecco. Hanno tirato un po' i freni. Chiaramente a te la pista ti aiuta anche per questo. Sì, esatto. E poi ho provato a 5 km dall'arrivo e mi hanno seguito in 4 ragazze, siamo arrivate, sapevo di essere la più veloce tra le 5, e devo dire grazie alle mie compagne che comunque nel gruppo mi hanno lasciato andare, e quindi ho potuto disputare il mio sprint e vincere tranquillamente. Quando ti rivedremo in corsa, Simona? Sarò domenica a Cittiglio nella Coppa del Mondo, e poi settimana prossima al Fiandre. Eh sì, insomma, la gara di Cittiglio è molto sentita ovviamente tra le donne, anche perché è l'unica, sostanzialmente l'unica gara italiana, l'unica tappa italiana di Coppa del Mondo, quindi chiaramente le donne cercheranno di fare non bene ma di più in questo importante appuntamento. E poi appunto il Giro delle Fiandre, che ormai, come dire, rinnova, no, questa tradizione, vale a dire unire la gara maschile e la gara femminile, quindi ti attende una bella Pasqua, Simona. Esatto. Diciamo che è una gara anche poi abbastanza impegnativa, anche quella femminile del Giro delle Fiandre, perché comunque anche voi toccate i muri più importanti, mi sembra, sì, giusto? Sì, l'ultima parte di percorso è uguale a quella degli uomini. A me piace molto, speriamo di far bene anche come squadra. Speriamo, ce lo auguriamo ovviamente per il ciclismo femminile italiano, che comunque continua a darci sempre grandissime soddisfazioni. Grazie a Simona Frapporti, è stato un piacere, a presto. Grazie a voi, buona serata. Oh, prima di andare avanti con la nostra scaletta, di salutare alcuni dei nostri ascoltatori che stanno interagendo con noi sul nostro gruppo Io Ascolto il Ciclismo alla Radio e sulla nostra pagina Facebook Ultimo Chilometro, io voglio annunciare a tutti che Ultimo Chilometro ha un nuovo sponsor, che è la Vidia, e di questo voglio ringraziare soprattutto Elvira Pagliaroli e il suo socio Antonio Corbi, perché hanno creduto nel progetto di Ultimo Chilometro e nel progetto di raccontare il ciclismo alla radio. La Vidia è un'azienda che distribuisce all'ingrosso e al dettaglio contenitori in vetro, capsule e accessori per una vasta gamma di utilizzi di macchinari, dal trattamento dei prodotti dell'industria alimentare. La Vidia è una delle poche aziende nei settori dell'imbottigliamento, del confetturiero e del casalingo a offrire servizi completi che vanno dalla fornitura all'assistenza meccanica allo studio di soluzioni ottimali e personalizzate per ogni cliente, anche al dettaglio. Il numero di telefono al quale potete rivolgervi, ecco, ripetiamo che non, ovviamente non vengono servite solo le aziende, ma anche vi potete rivolgere alla Vidia per un acquisto al dettaglio, è lo 0773 632619. Ripetiamo ancora una volta, 0773 632619, oppure potete visitare il sito www.vidia con la Y, quindi V di Verona, I di Imola, D Y A S R L.com, e ricordate che il vetro è purezza, è Vidia. Il ritmo cresce da sé, tra un rosa e un giallo.
E allora facciamo un passo indietro ancora domenica, perché, come dire, si è corsa la Milano-Sanremo, una Milano-Sanremo che ha visto la vittoria di John Degenkolb, quindi un trionfo tedesco. Tra l'altro Degenkolb era comunque uno dei favoriti, anche in passato era uno dei favoriti per la Milano-Sanremo, e invece insomma, ecco, non c'era riuscito, ci è riuscito però questa volta nell'arrivo di Via Roma. Io intanto ne approfitto per salutare Marco Ciccolini, organizzatore della Gran Fondo La Garibaldina, che ci sta seguendo e che ci scrive sul gruppo Io Ascolto il Ciclismo alla Radio. Saluto anche Luigi, che più tardi avremo anche al telefono con noi, Alessandro che ci ascolta dalla Calabria, Guido che invece ci ascolta proprio dall'altra parte dell'Italia rispetto a dove si trova Alessandro, perché si trova a Varese. Saluto anche Franco, Fabiola, che ho avuto anche modo di incontrare recentemente insieme a Roberto, e anche Arianna, che ci stanno seguendo in diretta. Mi raccomando, continuate a interagire con noi. Dicevamo, il migliore degli italiani nella Milano-Sanremo di domenica è stato il corridore della Lampre Niccolò Bonifazio, e noi ce l'abbiamo al telefono. Ciao Niccolò, benvenuto a Ultimo Chilometro. Ciao a tutti. Niccolò Bonifazio, prima di tutto diciamo una cosa, Niccolò, che se non altro hai ottenuto un piazzamento prestigioso non lontanissimo da casa. No, in pratica queste qua sono le strade in cui mi alleno quasi 2 ore e mezza al giorno. E quindi diciamo che se non altro sei stato un po' profeta in patria. Un'ottima condotta di corsa da parte della Lampre, a mio modo di vedere. Chiaramente poi all'ultimo chilometro, allo sprint, ti sei dovuto misurare comunque contro atleti che sicuramente hanno molta più esperienza di te. Ma sì, è stata uno sprint un po' strano, ci volevano molte gambe, ha vinto più fresco. Come ti sei preparato per questa Milano-Sanremo, Niccolò? Perché chiaramente allora, non è semplice, come dire, preparare una corsa di 300 chilometri praticamente. Sì, bisogna allenarsi molto sulle ore, non sui chilometri, quindi è una corsa che si avvicina alle 7 ore. E un mese prima ho iniziato a fare dei lunghi sopra le 6 ore, 6 ore e mezza, sono arrivato addirittura alle 7 ore, e mi ha aiutato molto perché mi sono ritrovato questo allenamento poi in corsa. Eh sì, tra l'altro poi hai chiuso per l'appunto con un quinto posto e insomma, ecco, poi non dimentichiamo anche che hai già ottenuto quest'anno un'altra vittoria di prestigio, vale a dire la vittoria al Gran Premio di Lugano, anche lì un'altra corsa particolare, ovviamente diversa dalla Sanremo, perché la Sanremo è unica. Sì, era un percorso un po' più misto, c'erano anche un pochino più di salita, certo, c'erano gli avversari un po' diversi, però la condizione era buona e sono riuscito a sfruttare questa giornata e trasformarla in una vittoria. Niccolò Bonifazio, corridore nato a Cuneo, classe 1993, però per l'appunto già ottenuto dei successi importanti l'anno scorso, in particolare con la vittoria nella Coppa Agostoni. Insomma, tutta esperienza che comunque per la Milano-Sanremo ti ha fatto bene. Ci racconti un po' com'è andata la volata, Niccolò, un po' più nel dettaglio? Sì. In pratica un chilometro all'arrivo, un chilometro e due ero in fondo al gruppo, ho visto Scarponi sulla sinistra che provava un allungo, mi sono messo a ruota e c'erano due curve di nave, l'ho fatte veramente forte, mi sono ritrovato a ruota di Christoph e Paolini gli ha lanciato la volata e l'ho finito fino agli ultimi 200 metri, poi ho pensato di anticiparlo ma era un po' lungo e ho deciso di stare a ruota, ma lui ha fatto una progressione incredibile e mi sono dovuto arrendere. Eh sì, ti sei, diciamo, come dire, chiaramente ti sono forse mancate un po' le gambe nel finale, però è anche normale, forse magari non ti aspettavi neanche un arrivo in volata probabilmente. Eh sì, dopo 300 km è dura fare la volata, magari uno che va un pochino più piano è un po' più fresco e ti riesce a passare. Comunque è stata una volata di gambe, io gli ultimi 50 metri ho mollato un po' e non ne avevo. Eh sì, poi tra l'altro si è visto anche dall'inquadratura dall'alto, insomma, che sei partito bene, poi lì ti sono proprio mancate le gambe. Credo anche il fatto di aver corso tante ore sotto l'acqua magari non ti ha aiutato molto. Ma io col freddo, le intemperie vado abbastanza bene. Soprattutto sono convinto che è un fattore di testa e nel finale ho visto che la pioggia comunque ha fatto
ha influito molto sulla corsa, e questo in volata poi ha condizionato la volata. L'anno scorso Niccolò, ecco, durante l'inverno, poco prima che iniziasse la stagione, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta molto particolare, perché come dire, sei uno dei pochi giovani che dichiara, anzi penso l'unico a memoria, che dichiara: non ho idoli, perché poi tutti quelli che avevo si sono rivelati poi dei falsi, quindi non credo a niente e a nessuno. Sei ancora di questa idea? Sì, certamente sì. Ci spieghi un po' il tuo punto di vista, perché chiaramente, ecco, è particolare, però il tuo ragionamento è giusto, secondo me. Sì, sono l'idea che nello sport non vedo perché bisogna barare, perché non è una cosa furba, non vedo perché uno deve gioire di delle vittorie che non sono sue. Certo. Beh, sono... E... Sì, prego Niccolò. No, era posto, ero finito così. Ah, ok, no, dicevo, ecco, comunque sono delle dichiarazioni importanti che arrivano comunque da un ragazzo molto giovane. Come ti sei trovato a essere professionista così giovane? Ecco, perché tanti magari ragazzi della tua età sono ancora magari a militare in squadre elite under 23. Ma diciamo che è stata dura, soprattutto perché i ritmi di corsa erano diversi, ma ho cercato di recuperare subito lo svantaggio con molto allenamento, e anche se io passo sempre per quello che non fa niente, quello che non si allena, quello che... Chi è che ti dice questo? Chi è che ti dice questo? Tutti. Io passo sempre per questo tipo di persona, ma sono l'esatto contrario. Ma i tuoi compagni ti dicono questo? Mi piace dimostrarli in corsa. No, i direttori sportivi soprattutto. Ah. Dicevano: Bonifazio, quando smetterà di... quando imparerà ad andare in bici a fare il corridore, magari andrà forte. No, anche perché ci hai detto che ti alleni per 7 ore, ti alleni, ci hai detto. Ma sì, ma loro dicono così, poi non sanno cosa faccio veramente. Ah, ok. Vabbè, questa però è una piccola critica. No, vabbè, dai, non prendiamola per questo. Alla Lampre ovviamente ci sono i migliori tecnici che ci sono, sì, insomma. Sì, ma non dicevo Lampre, sì. C'è una categoria inferiore. Ah, ecco. Adesso non si può più sgarrare, purtroppo. Anche questo è vero, insomma. Quindi diciamo che sei passato un po' per colui, per il lavativo di turno, mettiamola sì, così. Sì, ma purtroppo ho dimostrato in corsa di essere esatto contrario. Esatto, se non altro almeno, ecco, come dire, hai dimostrato nella Lampre tutto il tuo valore, anzi, devo dire la verità, poi siete in due alla Lampre, che siete un po' i ragazzini terribili, come li chiamo io, della squadra, perché ci siete tu, ma c'è anche Valerio Conti, comunque, col quale potrebbe nascere, insomma, una sorta, come dire, no, di aiutarsi a vicenda, una sorta di gregariato a vicenda, proprio per cercare magari di conquistare delle grandi vittorie, perché siete tutte e due molto dotati. Sì, lui va molto forte in salita, io vado abbastanza bene in volata, quindi ci diamo una mano, soprattutto quando i percorsi sono adatti alle mie e alle sue caratteristiche. Niccolò, tu hai detto già, comunque non hai idoli, però immagino che tu probabilmente hai una corsa nel cuore che ti porti dietro, che tu voglia vincere, e a questo punto chissà che non sia proprio la Milano-Sanremo. Sì, è proprio quella. Quindi è proprio quella che tu speri di vincere in futuro. Beh, ci sei andato vicino, e quindi a questo punto speriamo bene. Un'ultima domanda così che volevo farti riguarda il tuo futuro, perché adesso si avvicinano le classiche del pavé. Pensi di poter correre quel tipo di classiche? Sì, diciamo che il pavé mi piace molto e penso di essere anche adatto, però ci vuole un po' più di esperienza per fare quel tipo di corse là. Sono molto stretto e bisogna stare sempre davanti. Ti è mai capitato di correre, diciamo, su quel tipo di... su quei tipi di... Sì, l'anno scorso ho fatto tutte le classiche in Belgio come primo anno, però non le ho quasi finite nessuna, perché erano troppo dure per me l'anno scorso. Magari quest'anno, con la buona condizione che ho, cercherò di portarle a termine. Magari anche qualche suggerimento da parte di Filippo Pozzato, che lui, insomma, su ha fatto dei gran bei piazzamenti in passato, credo che ti possano aiutare. Sì, chiedo spesso a lui dei consigli e spero che... però ci vogliono tante gambe
in quelle corse qua. E immagino anche tanta testa, perché comunque correre col vento, col freddo, insomma, non è sicuramente qualcosa di semplice. A questo punto speriamo di vederti nella selezione della Lampre in vista del Giro delle Fiandre, magari anche della Parigi-Roubaix. Grazie a Nicolò Bonifazio, ovviamente complimenti ancora per il tuo quinto posto ottenuto alla Milano-Sanremo e a presto. Va bene, grazie a tutti. Prima di dare di nuovo la linea alla regia, io saluto Davide che si è collegato da poco e che ci segue la nostra diretta in streaming audio sul sito www.lradio.it. Un cordialissimo saluto va anche a tutti coloro naturalmente che seguono la puntata in replica su YouTube, ecco, mi raccomando, perché anche loro sono tantissimi. Non abbiamo detto prima sbadatamente il risultato della Dwars Door Vlaanderen, la Attraverso le Fiandre, con la doppietta della Top Sport, quindi squadra di casa, con Wallis che ha chiuso al primo posto e Tenus secondo. Quarto è arrivato Maiku Kwiatkowski, campione del mondo della Etics Quick Step, che appunto per l'appunto ha chiuso in quarta posizione. Terzo posto per Dylan Van Barle della Canon del Garmin. Quindi questi sono i risultati per quanto riguarda tutti coloro che hanno corso la Dwars Door Vlaanderen. Il primo degli italiani, lo vado a cercare, è Oscar Gatto, quindicesimo. Lui tra l'altro un anno ha anche vinto la Dwars Door Vlaanderen quando vestiva la maglia della Farnese Vini Selle Italia, quindi è una corsa comunque che è nelle sue corde. Però noi aspettiamo Oscar soprattutto nella domenica di Pasqua, in modo particolare al Giro delle Fiandre. Speriamo che possa ottenere un buon risultato per l'Androni Sidermec, speriamo naturalmente, perché ecco, come dire, la squadra di Gianni Savio meriterebbe un bel risultato dopo tutto quello che sta passando, soprattutto per quanto riguarda i loro problemi economici. Prima di dare la linea alla pubblicità, io voglio salutare Cicli Castellaccio, rivenditore esclusivista per la capitale dei prestigiosissimi marchi BMC, Time e Cervelo, nonché negozio di fiducia chiaramente di tutti gli ascoltatori di Ultimo Chilometro. Io saluto molto calorosamente Claudio, perché ieri sono andato a trovarlo, insomma abbiamo anche grandi progetti in corso. Cicli Castellaccio è anche unico Red Point a Roma per l'abbigliamento Castelli ed è esclusivista per le ruote Lightweight e Corima. In modo particolare quest'oggi voglio parlarvi della BMC SLR 01, la nuova Time Machine, la bici più leggera della linea BMC. Il telaio pesa appena 790 grammi, è quasi il 15% meno pesante, ma allo stesso tempo il 25% più rigido della Time Machine SLR 01, modello precedente, insomma, che già era comunque uno dei modelli più leggeri disponibili sul mercato. Poi non dimentichiamo, insomma, le ruote Corima, le ruote Lightweight, insomma, anche l'assistenza meccanica, l'officina, caschi, occhiali, c'è veramente tutto quello che vi serve, nonché anche le visite biomeccaniche, sia per chi fa bici da corsa, sia per chi va in mountain bike, ovviamente con Alessandro Proni, che vi metterà appunto in sella sulla vostra bicicletta attraverso la visita biomeccanica. Cicli Castellaccio è a Roma, in via delle Vigne Nuove, numero 618, il telefono è lo 06 8714 9946, 06 8714 9946. Ci fermiamo, linea alla regia. L Radio, il piacere di riconoscerti. Europa Ovini produce prosciutti stagionati, salsicce e salumi che vende in Italia e in Europa. Rinomata è la produzione di arrosticini e porchetta. Inoltre vende formaggi preparati con cura artigianale e con materie prime accuratamente scelte. Tuta, scarpe da tennis, lettore MP3. Amore, vai a correre? No, vado in cucina a bere acqua Fiuggi. Il vero benessere inizia con acqua Fiuggi. L'acqua che da sempre, grazie alle sue proprietà depurative, aiuta gli italiani a stare bene. Acqua Fiuggi, il tuo percorso verso il benessere.
www.ferramentaweb.com. Tutto per il fai da te, l'edilizia e la ferramenta online. Distanziatori livellanti, prodotti nanotecnologici, pellet, stufe a pellet, ferramenta, sala mostra arredo bagno, esposizione vernici Oikos e prodotti per l'edilizia delle migliori marche come Caracol, Mapei, Stanley, Bosch, Raimondi e tante altre. Spedizioni in tutta Italia. Visita il nostro sito www.ferramentaweb.com o vieni a trovarci in via dei 7 metri 42 a Roma. Per info 06 79 84 88 40. info@ferramentaweb.com. Ovunque tu sei, Ferramenta Web è sempre con te. La bici a Roma è Cicli Castellaccio. Castellaccio è rivenditore esclusivista per la capitale dei marchi più prestigiosi BMC, Time e Cervelo. Unico Red Point a Roma per l'abbigliamento Castelli ed è esclusivista per le ruote Lightweight e Corima. E poi caschi, occhiali, assistenza tecnica e officina meccanica. Insomma, tutto ciò che occorre per la tua bicicletta. Cicli Castellaccio è a Roma in via delle Vigne Nuove 618. Telefono 06 87 14 99 46. Cicli Castellaccio, il punto vendita di fiducia dei ciclisti della capitale. Luca ha la distrofia muscolare Duchenne. È una malattia incurabile e causa la graduale distruzione del tessuto muscolare. Papà, ma anche il cuore è un muscolo. Invia un SMS al 45504. Sostieni Parent Project Onlus. L Radio, diversa e originale. Eccoci di nuovo in diretta, ultimo chilometro come ogni mercoledì dalle 18 alle 19 su L Radio, streaming audio in tutto il mondo, ovunque voi siate, su www.lradio.it, sulle applicazioni per iPhone, cellulare, tablet, insomma. Non vi lasciamo mai, anche perché mi piace sempre dire che la radio è il mezzo più popolare e il ciclismo è lo strumento più lo sport più popolare che esista. Intanto ringrazio Davide, il quale ovviamente sottolinea che a partire da domani, alla settimana internazionale Coppie Bartali, Valerio Conti correrà con la maglia azzurra, insieme tra l'altro anche un altro talentuoso corridore laziale che è Valerio Agnoli, che insomma, ecco, non dimentichiamo che tra l'altro poi Valerio Agnoli almeno sulla carta parte come capitano proprio della nazionale. Saluto anche Franco che insomma fa gli auguri attraverso il nostro gruppo di Facebook Io Ascolto il Ciclismo alla Radio, di pronta guarigione a Nizzolo. L'abbiamo detto a inizio trasmissione, insomma Giacomo Nizzolo purtroppo è stato vittima di una caduta e speriamo che ovviamente possa risalire in sella presto. Non conosciamo ancora l'entità dell'infortunio, attendiamo ancora un comunicato da parte della Trek proprio per capire quali sono le condizioni di salute di Giacomo Nizzolo, che ovviamente sarà una pedina fondamentale anche per Fabian Cancellara in vista del Giro delle Fiandre che si corre la domenica di Pasqua e della Parigi-Roubaix che si corre la domenica successiva, insomma. Quindi ripeto, speriamo bene per il nostro corridore, per il corridore italiano Giacomo Nizzolo, che tra l'altro poi ha vinto a Stresa al Gran Premio Nobili Rubinetterie, una gran bella vittoria per lui. Fabian Cancellara, che non è riuscito a ottenere la vittoria alla Milano-Sanremo, era un po' il favorito, così come sembrava anche Sagan. A mio modo di vedere c'è stata anche alla Milano-Sanremo una gran bella corsa da parte della BMC Racing Team, poi c'è stata la caduta nel finale di Philippe Gilbert, altrimenti avrebbe dato filo da torcere a tutti. Dicevo, comunque in generale una prova buona da parte della Trek, perché hanno preso in mano la situazione, insomma si sono fatti vedere. L'unica squadra che forse, come dire, deve rivedere un po' i meccanismi è l'Astana, perché a parte Michele Scarponi, che comunque ci ha provato a fare la corsa dura, però Nibali e gli altri non si sono molto visti e quindi, a mio modo di vedere, probabilmente c'è un po' qualcosa da rivedere in casa Astana.
Nel frattempo ci prendiamo un attimo una piccola pausa dal ciclismo professionistico, andiamo a parlare di ciclismo amatoriale, perché domenica finalmente, spero, mi auguro, dovrebbe partire il circuito Emozione Bici, e anzi no, non abbiamo ancora in diretta, chiedo ad Antonio Romano, no, ancora no, quindi ne parleremo a breve. Dicevo, più tardi magari cercheremo anche un po' di fare il punto su tutto quello che riguarda, non dimentichiamolo, tutto quello che sta accadendo alla Tinkoff Saxo, perché la Tinkoff sembrerebbe sul punto di allontanare Bjarne Riis. Io faccio un ragionamento ad alta voce, amici ascoltatori di Ultimo Chilometro. Bjarne Riis, conosciamo tutti il suo passato e sappiamo tutti che insomma è accostabile un po' a quello di Aleksandr Vinokurov. Aleksandr Vinokurov è un altro personaggio che insomma non è molto simpatico all'Unione Ciclistica Internazionale proprio in virtù del suo passato. Al che io mi domando, non è che Tinkoff vuole allontanare Riis per il suo passato, perché ha paura che l'Unione Ciclistica Internazionale possa togliere la licenza World Tour alla Tinkoff, proprio perché per l'appunto Riis comunque in passato ha fatto uso di sostanze dopanti, è un reo confesso e ha vinto un Tour de France proprio utilizzando l'EPO, lo ha dichiarato lui stesso, e adesso si ritrova alla guida di un top team del World Tour. Stessa cosa che è successa un po' ad Aleksandr Vinokurov, e sappiamo tutti che dopo Pasqua, anzi subito prima, no scusate, comunque nei giorni di Pasqua, l'Unione Ciclistica Internazionale dovrà decidere per quanto riguarda la licenza dell'Astana, e il mio personalissimo pensiero rimane sempre il solito, cioè la licenza deve rimanere all'Astana, la licenza World Tour, almeno fino a novembre, poi dopo per il 2016 si potrebbe anche ridiscutere, però togliere una licenza World Tour adesso a una squadra vuol dire far fuori una squadra comunque che investe milioni e milioni di euro. Al che io mi domando, ecco, non è che Tinkoff vuole fare fuori Bjarne Riis proprio per evitare problemi con l'Unione Ciclistica Internazionale? Diteci la vostra, mi raccomando, scrivete il vostro pensiero sul gruppo Io Ascolto il Ciclismo alla Radio. Se non siete iscritti, iscrivetevi al gruppo, sarete chiaramente accettati. Dicevo, mentre ci rispondete e ci date i vostri pareri, intanto prendiamoci una piccola pausa dal ciclismo professionistico, andiamo a parlare di ciclismo amatoriale, perché domenica spero, credo, mi auguro che debba partire il circuito del quale Ultimo Chilometro è media partner, vale a dire il circuito Emozione Bici, e abbiamo al telefono con noi il coordinatore nonché organizzatore della Gran Fondo Città di Tolfa, Luigi Neri. Ciao Luigi, ben ritrovato. Ciao Carlo, grazie per lo spazio, speriamo che questa Gran Fondo si faccia veramente, insomma. Ecco, io no, credo, dai, spero, mi auguro, perché guarda caso oggi è cominciato a piovere, anche se domenica è bel tempo. Domenica guarda, abbiamo è fatto bel tempo. Oggi l'ultima riunione, quindi è tutto quanto sotto controllo e tutto a posto. Bene. Abbiamo, guarda, neanche io me l'aspettavo, abbiamo superato veramente ogni aspettativa, abbiamo quasi 1300 iscritti, credo che in un panorama granfondistico una prima edizione con tutti questi iscritti è una cosa veramente eccezionale, calcolando poi che siamo a Tolfa, sul litorale laziale, ma insomma Tolfa è un piccolo paesino a 5.000 abitanti, insomma, quindi veramente un grande successo. Guarda, i ciclisti hanno risposto, hanno capito un po' tutta la filosofia del progetto di Emozione Bici, divertirsi con simpatia, con tranquillità e la sicurezza al primo posto. Ne abbiamo parlato più volte anche qui in radio, però ecco appunto, dopo pochi giorni che siete venuti in radio insieme anche a Patrizio Carraffa, a Marco Ciccolini e a Roberto Petito, purtroppo è arrivata la brutta notizia, vale a dire che la Gran Fondo Città di Tolfa, che si doveva correre la prima domenica di marzo, sostanzialmente è stata annullata a causa di una decisione da parte della prefettura, perché non veniva garantita la piena sicurezza. Dopo lo scoramento iniziale, diciamo che un po' ha coinvolto anche me e anche qualche malumore, però la notizia è stata presa con positività, tant'è vero appunto che, come ci dici tu, gli iscritti sono addirittura aumentati, cioè il fatto di garantire sicurezza è indice comunque di un'ottima, di avere la possibilità di correre un'ottima Gran Fondo.
È verissimo, Carlo. Guarda, proprio in virtù della sicurezza abbiamo avviato anche il percorso, che inizialmente andava verso il percorso lungo, andava verso Tuscania, e l'abbiamo invece dirottato da Tolfa verso Canale Monterano. Questo perché? Perché la prefettura e i carabinieri di Tuscania ci hanno avvisato che purtroppo per la data del 29 aprile, del 29 marzo, la data che aveva fissato il prefetto, c'erano altre manifestazioni, c'è la randonnée di Montanini, c'è una gara ciclistica, una corsa in linea di 100 km e c'è una corsa podistica a Montechiascone. Quindi i carabinieri ci hanno detto se gentilmente potevamo spostarci con il circuito, lo abbiamo fatto. Ti dico, tu hai parlato di scoramento, francamente annullare una gara due giorni, il giorno prima della partenza, guarda, ti assicuro che è veramente dura, perché lo scoramento arriva non solo a noi organizzatori, a noi del settore, ma a tutte quelle persone che lavorano intorno al meccanismo per farlo andare avanti. E rimettere in moto tutto quanto è stato veramente duro, però adesso ci siamo, siamo quasi in atti di partenza. Sarà una grande festa, noi siamo contentissimi, ti ripeto, guarda, ma non tanto per il numero, perché il numero francamente mi interessa poco. Io contavo di portare a Tolfa 500-600 ciclisti, e ne portiamo il doppio, ma è proprio la risposta dei ciclisti, perché capiscono quello che noi vogliamo trasmettere. Guarda che questa è una cosa importantissima, io sono veramente felice di questo. Ringrazio tutto il gruppo d'Emozione Bici, che è composto da altri organizzatori, Marco Ciccolini e Maurizio Ruggeri con la Garibandina, e poi c'è Fiano Romano con Onorino Santarelli, Paolo Ferri con la Maratona, con la Maratona Terminillo, e poi ci sarò ancora io con il velodromo a Forano, dove faremo il 26 aprile questa gran fuga. Assolutamente sì. Poi ecco, come dire, la cosa bella è soprattutto che tanti cicloamatori hanno capito il messaggio di Emozione Bici, perché finalmente c'è un circuito granfondistico che vuole aiutare fattivamente il ciclismo giovanile, tant'è vero che una grande somma di denaro verrà data per 3 anni alla Civitavecchiese Fratelli Petito. Quindi questo lo sottolineiamo sempre, perché ecco, è anche un po' il motivo che ci ha spinto a noi di Ultimo Chilometro a sostenere il vostro progetto. Ma guarda Carlo, questo vedi, nel mondo, io da poco che sono nel mondo del ciclismo, e in questo mondo vedo che c'è tanta gente che chiacchiera, parlano, ma tante parole al vento, poi i fatti li fanno in pochi. Giusto. Ma veramente in pochi, anzi forse Emozione Bici è l'unico che effettivamente ha fatto un fatto importante, ma non per Emozione Bici, perché insomma a noi ci fa piacere aiutare Roberto Petito e la Civitavecchiese, ma lo ha fatto proprio per ciclismo giovanile, perché in pratica sta morendo. Tu prima hai citato anche Valerio Agnoli, anche lui so che si sta battendo per tirare su una squadra giovanile. Speriamo che il nostro esempio dia il là a tante altre persone che invece solo di parlare cominciano a fare qualche fiato, insomma, dai. Oh, intanto ringrazio Marco Ciccolini, perché si è trasformato in meteorino e mi ha postato su Facebook tutto il meteo di domenica 29, precipitazioni assenti, temperatura tra i 5 gradi, quindi magari portatevi i manicotti, fino ai 12, quindi lì ve li potrete anche togliere. Insomma, quindi condizioni ideali, perfette, tra l'altro quasi c'è quasi assenza di vento praticamente, quindi insomma ci sono tutte le possibilità per vedere una grandissima, anzi una bellissima gran fondo. Ultima considerazione faccio fare a Luigi Neri, riguarda anche una notizia che è arrivata praticamente pochissimi minuti fa, poco prima di andare in diretta. Ho ricevuto il comunicato da Giuseppe Costantini, addetto stampa del circuito. Insomma, addirittura il circuito Emozione Bici ha chiuso una partnership con Nissan, niente meno che. Sì, Carlo, guarda, ti devo dire che noi quest'anno abbiamo ottenuto tantissime cose, ma proprio perché ci siamo presentati umilmente a dei grossi marchi. E Nissan ha creduto in noi, non solo Nissan, abbiamo anche i Bike Hotel, che tra parentesi metteremo, ci hanno dato la possibilità di mettere a disposizione ad estrazione ad ogni gara un soggiorno per 2 persone, sono un fine settimana in uno degli alberghi bellissimi della catena JSH, che si trova in tutta Italia.
Guarda, neanche abbiamo pubblicizzato tantissime cose, perché quello che volevamo trasmettere non erano i prodotti RAI o quello che avevamo, era trasmettere l'idea di fare un ciclismo diverso, cioè far pagare poco alle gran fondo, dare un servizio sotto tutti gli aspetti, sicurezza, ristori ben attrezzati, un passaparti buono e tanto divertimento con tantissimi amici. Mi raccomando, quindi domenica tutti a Tolfa per la Gran Fondo Città di Tolfa, grazie a Luigi Neri, a presto Luigi. Grazie, e bocca al lupo. Carlo, un abbraccio, ciao Carlo, ciao. Oh, nel frattempo, tornando un po' al ciclismo professionistico invece, fanno discutere le parole di Nairo Quintana, in senso positivo chiaramente, perché lui afferma di non avere la minima paura di affrontare il pavé, chiaramente non in ottica classiche, quindi Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix, ma in ottica Tour de France, perché il pavé della Parigi-Roubaix anche quest'anno sarà toccato dal Tour de France. Noi abbiamo registrato un audio di Nairo Quintana subito dopo la sua vittoria alla Tirreno Adriatico, la vittoria alla Tirreno Adriatico che appunto è avvenuta lo scorso martedì, però la scorsa settimana, mercoledì scorso, c'era Fabrizio Amadio in studio, tra l'altro lo saluto perché ci sta ascoltando, non abbiamo fatto in tempo ad ascoltare l'audio di Nairo Quintana. È un audio abbastanza lungo, insomma, in conferenza stampa dopo la quinta tappa c'è prima la parte spagnola, poi la traduzione in italiano. Ascoltiamo. Non ti viene il piacere un giorno di provare anche a te la Milano Sanremo? Bueno, sería uno de los retos a seguir. Pienso que por ahora me dedicaré a cumplir objetivos como el Tour, el Giro, la Vuelta. Luego algunas de las carreras de una semana importantes como esta carrera que es muy bonita y por qué no algún día probar la Milán San Remo. Ya he hecho en alguna ocasión también, se me fue la carrera, bueno, la clásica, alguna clásica aquí en Italia y no me va mal. Porque son carreras de bastante aguante y pienso que no me vendrían mal. Sarebbe una sfida, certamente, in questo momento continuerò a concentrarmi sul Tour, Giro e Vuelta e sulle gare di una settimana come questa che mi è risultato bellissima. Perché non un giorno Milano Sanremo? Ho corso in passato gare di un giorno, anche qui in Italia, e non mi è andato male. Lombardia è una gara molto dura e quindi mi sta bene alle mie caratteristiche, quindi non sarebbe male. Bueno, non mi ha puesto a pensare in esto che tu dices para él, non sé tampoco qué pensará sobre mí. Seguramente los rivales que estamos al frente de la montaña últimamente pues estamos aún más parejos. Hizo falta que hubiese venido Froome, también para haberle visto su condición. Han demostrado sus fuerzas en Vuelta a Andalucía, donde han hecho un espectáculo importante y se les ha visto ganar a un día al uno y otro día al otro. En esta ocasión he vencido yo, esto quiere decir y me da a entender que un poco estamos parejos y que cuando no es el uno es el otro, y seguramente Alberto estará fuerte en el Tour, igual que Froome y Nibali, que seguramente también para todos será el objetivo principal. La domanda era, hai vinto sul Terminillo, forse psicologicamente hai battuto Contador pensando sempre al Tour de France. Beh, questo non ci avevo mica pensato per quanto riguarda Alberto. Non so cosa lui penserà su di me. Siamo rivali nelle montagne, ma tutti noi rivali nelle montagne siamo ad un livello pressappoco
uguale. Froome non c'era qui, che è un peccato perché sarebbe stato utile vedere le sue condizioni, ma loro hanno fatto vedere la loro forza in Andalucia, è stato un grande spettacolo, un giorno vince uno, l'altro giorno vince l'altro, poi io qui ho vinto e questo significa, secondo la mia comprensione, che siamo tutti più o meno uguali, un giorno vince uno, l'altro giorno vince l'altro. Contador sarà molto forte al Tour de France, così come Froome e Nibali, e per tutti noi è l'obiettivo. Subito dopo il termine della Tirreno Adriatico abbiamo incontrato anche Roberto Reverberi, team manager della Bardiani CSF. Ascoltiamo anche un suo parere sulla Tirreno Adriatico in generale. Roberto Reverberi, un bilancio di questa Tirreno Adriatico per la Bardiani CSF? Beh, il bilancio non posso nascondere che è negativo, è stato negativo perché abbiamo avuto parecchia sfortuna con Colbrelli, che veniva da una bronchite al ritorno dall'Oman, e poi ha avuto un sacco di problemi, Buongiorno stesso con problema un ginocchio, diciamo non è partita male ed è finita peggio. Ci sarà tempo di rifarsi, abbiamo già qui alle porte la Sanremo, prima ci sarà Colbrelli che correrà il Nobili con la nazionale. Contiamo già di rifarci già dai primi appuntamenti e poi lo stesso con il Coppi Bartel, le corse in Belgio, sicuramente avremo modo di rifarci. Ecco, a proposito di Colbrelli, l'obiettivo dichiarato dell'inverno di Colbrelli era proprio la Milano-Sanremo. Dopo quello che è successo a questa Tirreno, la Bardiani punterà ancora tutto su di lui? Beh, sicuramente, c'è anche Battaglin che non sta malissimo e di certo saranno le nostre due pedine per questo tipo di corsa. Battaglin potrebbe essere un po' la sorpresa, diciamo. Sì, già è uno che normalmente quando ci sono gli appuntamenti importanti li sente in particolar modo, per cui non mi meraviglierei di vederlo davanti come è successo l'anno scorso. Per quanto riguarda Colbrelli è un po' un'incognita perché appunto senza la Tirreno nelle gambe Sanremo è una corsa che è particolare, ma sappiamo che è una corsa di 300 km e non sarà sicuramente facile fare il risultato come lo scorso anno. Però adesso con i Nobili si è un po' ripreso, l'ho sentito, si è un po' ripreso, col Nobili magari nelle gambe, una corsa in più nelle gambe, perlomeno insomma, penso che qualcosina lo possa far vedere. Davide Formolo è stato un altro dei protagonisti, in parte mancato, lo possiamo dire, della Tirreno Adriatico. Probabilmente ci si aspettava quel qualcosina in più da lui, però alla fine crediamo che i suoi appuntamenti più importanti siano soprattutto più in là nella stagione. Abbiamo parlato con Davide, ascoltiamolo. Alla partenza della cronometro conclusiva della Tirreno Adriatico con Davide Formolo. Davide, un bilancio della tua Tirreno? Ma sì, dai, ero partito che spero che la condizione era il top, dato che ero stato male la settimana prima. Sai, una corsa così già fai fatica a essere qua al 100%, se poi sei riuscito a fare una settimana senza bici, la settimana prima di venire qua, sicuramente è andato migliorando, ogni giorno sentivo che la condizione cresceva e speriamo di fare bene le prossime corse. Ti abbiamo già visto all'opera nella Vuelta Algarve, adesso il tuo programma cosa prevede? Ora vado a fare il criterium internazionale, poi farò baschi e poi vediamo, dai. E dei tuoi rivali chi hai visto pedalare molto bene, a parte Quintana, Contador? Io ho visto molto bene, poi ho visto molto bene anche Damiano Caruso, Giampaolo Caruso, qua gli italiani, Yates, comunque ci sono veramente buoni corridori in questo giro. Dai, vediamo di fare bene le prossime gare. Okay, grazie. Davide, questo tra virgolette cambio di squadra, c'è stata questa fusione tra la Canon e la Garmin, ecco, ti ha dato motivazioni in più? Come Ma stai sì, vivendo? Sicuramente è un'esperienza molto nuova, no? Quando fai un'esperienza nuova è sempre una cosa motivante per me. E niente, dai, vediamo di fare il massimo anche per questa squadra, di riuscire a raccogliere il massimo dei risultati. Senti, dopo il secondo posto l'anno scorso all'italiano hai parecchie attenzioni puntate su di te, insomma, come stai vivendo questo inizio di stagione, questo momento? Ma sì, dai, volevo fare bene a questo Tirreno, però purtroppo quando stai male non puoi fare niente, no? È qualcosa che tu non puoi decidere, non puoi comandare. Vediamo di riprendermi il prima possibile per dimostrare che sono ancora lì, dai. Questo era Davide Formolo, un talento che ovviamente speriamo possa sbocciare ancora. Si è fatto notare tantissimo Davide la scorsa
stagione, insomma, ci aspettiamo tanto da lui anche quest'anno con la maglia della Cannondale Garmin. Questa è la sua nuova squadra, insomma, quindi noi lo aspettiamo al varco. Intanto tra pochissimo, ecco, la trasmissione finirà, noi ne potremo approfittare anche per bere un bel bicchiere di acqua di Fiuggi. Anzi, a questo proposito ne approfitto per dare una notizia che riguarda Fiuggi in modo particolare, perché la Gran Fondo Fiuggi Valerio Agnoli, che si correrà la prima domenica di maggio, sarà la gara che assegnerà anche i titoli di campione provinciale per quanto riguarda il comitato regionale del Lazio. Quindi la gara, come dire, acquisisce ancora più spessore. Poi avremo modo di parlare magari con Gianni De Santis, organizzatore della Gran Fondo Fiuggi Valerio Agnoli, per parlare un po' più nel dettaglio anche di quest'altra importantissima gara, della quale Fiuggi, nostro sponsor e anche media partner chiaramente della manifestazione. Insomma, abbiamo fatto un po' il punto tra Tirreno Adriatico e Milano Sanremo. Adesso noi dalla prossima settimana chiaramente avremo già la febbre delle classiche del pavé, con il Giro delle Fiandre e la Parigi-Roubaix che ci aspettano al varco. Giro delle Fiandre poi, tra l'altro, che si corre proprio nel giorno di Pasqua, quindi insomma c'è una tradizione secondo la quale nel giorno di Pasqua vince sempre Cancellara al Giro delle Fiandre. Vedremo se anche quest'anno la tradizione sarà rispettata. Intanto siamo sicuramente in attesa di notizie per quanto riguarda anche la Tinkoff Saxo, perché appunto Stefano Feltrin, abbiamo provato a contattarlo questa mattina, direttore generale della Tinkoff Saxo, però non ci ha risposto al telefono. Fatto sta comunque che in base a quello che è uscito oggi sulla Gazzetta, insomma, a quanto pare Ries non sarà più il direttore sportivo della Tinkoff Saxo. E io credo a questo punto che probabilmente la scelta di Tinkoff, di Oleg Tinkoff, non sia dovuta tanto agli scarsi risultati, perché a me, ecco, questa cosa non convince, insomma, comunque la stagione è appena iniziata, ma secondo me probabilmente è qualcosa di più grosso. Probabilmente la sua vicenda è avvicinabile un po' a quella di Alexandre Vinokurov, probabilmente, e quindi, visti i passati sia di Alexandre Vinokurov, ricordiamo la Astana rischia la licenza, probabilmente Tinkoff vuole tutelarsi e probabilmente vuole avere un cambio di gestione. Tra l'altro, in ammiraglia alla Milano Sanremo c'è stato Bruno Cenghiatta, che lo ricordiamo soprattutto per il suo passato all'Acqua e Sapone, un direttore sportivo comunque di grande esperienza. Certo, non ha il carisma magari che può avere Bjarne Riis. Comunque aspettiamo ancora notizie ufficiali da parte della Tinkoff Saxo. In modo particolare ci aspettiamo magari al più presto un comunicato stampa ufficiale. Per adesso chiaramente la posizione è ancora congelata, la posizione di Bjarne Riis. Noi siamo in chiusura per quanto riguarda questo appuntamento di Ultimo Chilometro. Ovviamente la puntata andrà in replica su YouTube. Io ne approfitto per salutare tutti gli sponsor e salutare tutti coloro che ci seguono come ogni mercoledì dalle 18 alle 19 qui a Ultimo Chilometro. Noi ci sentiamo sempre mercoledì prossimo alla stessa ora. Per quanto mi riguarda è tutto, l'augurio di una buona serata da Carlo Gugliotta. Ultimo Chilometro con Carlo Gugliotta. E intanto Vincenzo Liberi è già entrato nella zona transennata, ormai è all'ultimo chilometro. Ivan Basso di nuovo primo a una tappa del Giro d'Italia, ma non una tappa qualsiasi, la tappa più affascinante, quella più prestigiosa, la tappa dello...